Cari appassionati di storia e cultura, bentornati. Come già anticipato, oggi parleremo delle testate nucleari presenti in Italia. Nelle basi americane in Italia, di cui ho già discusso ampiamente nel video precedente e che vi lascio in descrizione, dovrebbero essere stanziate circa 40 testate atomiche, modelli B613 e B614, dotate di una potenza impressionante. Si parla di circa 15 volte più distruttive di quella sganciata a Hiroshima nel 1945. E che fanno parte del deterrente nucleare statunitense e dell'alleanza NATO, distribuite tra le basi di Aviano, in provincia di Pordenone, e Ghedi Torre, in provincia di Brescia. Anche se tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 esisteva un vero e proprio programma tutto italiano per l'assemblaggio di armi nucleari, esso non fu mai concretamente attuato, e anzi venne abbandonato definitivamente nel 1975. Con l'adesione dell'Italia al Trattato di non proliferazione nucleare del 1970. Ad oggi l'arsenale nucleare presente sul nostro territorio è statunitense, e anche se la fine della Guerra Fredda e la caduta dell'Unione Sovietica ne hanno diminuito l'importanza, a partire dalla firma dei vari trattati START tra America e Russia fino ad arrivare al più recente New START, firmato a Praga l'8 aprile 2010, lo stivale, secondo l'esperto Hans Christensen, rimane il paese europeo col più alto numero di bombe e l'unico con due basi nucleari. Ma la notizia che fa riflettere e che ci riguarderà nel prossimo futuro è che le attuali bombe stoccate ad Aviano e Ghedi Torre verranno presto rimpiazzate dalle nuove B6112, dotate di un kit di coda che ne triplicherà la precisione. Questi ordigni, che dovrebbero essere a disposizione dell'aeronautica italiana tra il 2022 e il 2023, sono stati consegnati per essere usati dall'Italia in caso di guerra. La prima domanda da porci a questo punto è: l'esistenza di armi atomiche sul suolo italiano è compatibile con il Trattato di non proliferazione nucleare, di cui sono parti tanto l'Italia quanto gli Stati Uniti? Risposta breve: sì, ma non è opinione pacifica. Mi spiego meglio. Gli Stati Uniti, in quanto stato nucleare ufficialmente riconosciuto dal Trattato di non proliferazione nucleare, che da ora in poi chiameremo TNP, hanno diritto a possedere armi atomiche, ma hanno anche l'obbligo di non trasferire tali ordigni né il loro controllo agli stati non nucleari, tra cui appunto l'Italia, i quali, a loro volta, sono obbligati a non fabbricarne di propri o prendere il controllo di quelli stranieri. Ma allora com'è possibile che in Italia siano presenti armi atomiche? La risposta sta nel piano StoneAx, che prevede il cosiddetto sistema della doppia chiave. In parole povere, le testate nucleari rimangono in possesso e sotto controllo degli Stati Uniti, mentre il sistema di lancio, cioè l'aereo, resta in mano alle forze del paese ospitante. Solo gli Stati Uniti potranno decidere se ricorrere all'arma in caso di conflitto, previa autorizzazione delle autorità italiane. Come precisarono nel 1981 l'allora ministro della difesa Lelio Lagorio e il ministro Spadolini nell'aprile 1984, per cui l'uso delle armi dipende dal combinato consenso delle autorità italiane e statunitensi. In linea di massima, dunque, l'Italia, non esercitando alcun controllo su queste testate, rende la loro presenza compatibile con il TNP. Anche se comunque non furono mai pubblicati dettagli tecnici sulla realizzazione della doppia chiave. In pratica, comunque ci si muova, si casca male, perché il segreto militare domina la scena. Basta pensare che esistono sì accordi quadro di dominio pubblico, chiamati accordi per la cooperazione nell'impiego dell'energia atomica a scopo di reciproca difesa, e l'Italia ne firmò uno nel 1960, a cui però segue tutta una serie di programmi di cooperazione e accordi sui depositi nucleari, i cosiddetti Stockpile Agreements, che rimangono tuttora segreti. Ma davvero l'adozione del sistema a doppia chiave risolve ogni problema? Così sembrerebbe, dato che anche l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, incaricata dallo stesso TNP ad effettuare i controlli, non ha mai sollevato alcuna protesta al riguardo. In realtà non sappiamo con esattezza con quanta rapidità e semplicità si possa passare da un sistema a doppia chiave ad uno a chiave singola. Perciò sulla questione lascio a voi le dovute considerazioni. Ad ogni modo, la Corte Internazionale di Giustizia nel 1996 ha affermato che l'uso dell'atomica deve essere conforme al diritto dei conflitti armati, cioè l'insieme di quelle norme che regolano i metodi di combattimento, proteggendo le popolazioni civili.
Per aggirare questo parere autorevole, gli stati NATO, Italia compresa, hanno fatto in modo di applicarlo alle sole armi convenzionali e non anche a quelle di distruzione di massa. Così, in teoria, in caso di conflitto, niente vieta l'utilizzo di armi nucleari per colpire obiettivi strategici, anche però a costo di provocare danni collaterali ai civili che non partecipano alle ostilità. A proposito delle armi convenzionali, appunto, volevo accennare al fatto che esistono vere e proprie convenzioni di disarmo, come quella di Ottawa nel 1997 sulle mine antiuomo, a cui però gli Stati Uniti non aderiscono, o il trattato sulla proibizione delle armi chimiche del 1993, che vietano il possesso di certe armi e ne impongono la distruzione. Ma in concreto, non è da escludere che anche qui gli Stati riescano a trovare qualche escamotage per aggirarle. Tornando alle atomiche, abbiamo visto che il loro stoccaggio è compatibile con il TNP. Ma in pratica, siamo davvero convinti che il nostro governo non dovrebbe farle rimuovere dal territorio nazionale? Questo è ciò che ritengono alcuni autori, i quali affermano che per molto tempo la sensibilità dei governi italiani al problema sia stata pressoché nulla. In effetti, nella base di Aviano sono presenti ordigni nucleari americani da decenni, e lo testimonia la presenza dei VMT, camion altamente tecnologici progettati appositamente per la manutenzione e il trasporto di queste bombe. Invece, all'aeroporto di Ghedi-Torre furono trasferite, nella metà degli anni 90, le testate originariamente schierate a Rimini, e sono rimasti a lungo operativi i cacciabombardieri Tornado dei Diavoli Rossi, che sono nuclear certified, cioè pronti all'uso eventuale di bombe nucleari su obiettivi prestabiliti dalla NATO. Oggi gradualmente rimpiazzati dai moderni caccia multiruolo F-35. Tra l'altro, in un'intervista del 2005, il colonnello Nicola Lanza De Cristoforis, all'epoca capo del sesto stormo di Ghedi-Torre, rivelò che alcuni piloti italiani venivano addestrati proprio a tale scopo, nei poligoni di Capofrasca e Maniago 2. Le cose sarebbero dovute cambiare con il nuovo trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che entrerà in vigore il 22 gennaio 2021, ratificato da ben 80 paesi e che alcuni ritenevano un obiettivo irraggiungibile perché è la prima norma internazionale che di fatto proibisce produzione, test, stazionamento e schieramento di questi armamenti, quindi anche il cosiddetto nuclear sharing. Risultato in apparenza significativo, ma che poi in pratica ci riguarda ben poco, perché l'Italia non è tra i paesi firmatari, così come non lo sono le sette principali superpotenze nucleari. In pratica, tutti i paesi NATO si sono schierati dalla parte del no, e anzi, non hanno neanche partecipato ai relativi negoziati. La novità scomoda che condiziona la scelta degli stati NATO di non aderire al trattato sta proprio in quella norma che proibisce lo stazionamento delle armi nucleari in territorio altrui, che non era espressamente prevista dal vecchio trattato del 1970. Con la caduta del governo Trump, a questo punto c'è da chiedersi cosa succederà con il passaggio all'amministrazione Biden e soprattutto cosa succederà in Italia. Quello che sappiamo è che circa 240 tra senatori e deputati hanno sostenuto la firma del nuovo trattato e in generale appoggiato una campagna di disarmo nucleare. Ma con l'ascesa del governo pentastellato democratico dobbiamo ancora attendere per capire se ci saranno movimenti concreti in tal senso. E l'opinione pubblica cosa ne pensa? Già nel 1987 gli italiani con un referendum avevano espresso un rifiuto netto per il nucleare e più di recente, secondo un sondaggio commissionato da Greenpeace ad Eurisco, nel 2006 più del 70% degli italiani diceva no alla presenza di ordigni nucleari in Europa. E una volta informati della presenza di testate nel nostro paese, 6 italiani su 10 si erano dichiarati seriamente preoccupati. Preoccupazione questa derivante dal potenziale di queste bombe, che, secondo un rapporto del Pentagono, sarebbero in grado di distruggere all'istante completamente un'area pari alla metà della superficie geografica italiana, con un impatto distruttivo avvertibile in un'area pari a 10 volte le dimensioni della penisola. Ma allora, data la pericolosità intrinseca, perché il governo italiano ha insistito e sembra insistere nel mantenere questa presenza nucleare sul proprio territorio? Perché questo gli consente di mantenere influenza all'interno della NATO, come affermò James Jones, comandante supremo delle forze dell'Alleanza. Concludiamo parlando di numeri. Quali sono le spese legate allo stoccaggio di testate sul suolo italiano? In proposito, l'osservatorio Milex ha stimato un costo di circa 300 milioni di euro l'anno, tra gestione delle strutture, sistemi di protezione degli ordigni e manutenzione degli aerei adibiti al loro utilizzo. Cioè 4 volte quanto il nostro paese versa alle Nazioni Unite.
Una somma a cui si aggiungono circa 2,3 miliardi di euro per dismettere i vecchi aerei Tornado del sesto stormo e sostituirli con 20 moderni F-35A destinati a Ghedi Torre, con un mantenimento degli stessi che si stima possa girarsi intorno ai 7,7 miliardi di euro in 30 anni. Del resto, tutti noi ricordiamo abbastanza bene la polemica di qualche anno fa legata ai costi spropositati del programma F-35. Tutto questo senza contare gli oltre 90 milioni di euro sostenuti dal Ministero della Difesa per realizzare la base operativa adatta a questi velivoli, iniziata a novembre 2020 con previsione di concludere i lavori nel luglio 2022. Secondo voi, a questo punto, le armi nucleari schierate in tutta Europa sono davvero essenziali per proteggere le nazioni libere dal mondo? O per citare Christensen, si tratta di una pura esagerazione? Non è che oggi la più grande sfida sia piuttosto quella di proteggere queste armi e di avere il denaro per farlo? Per oggi abbiamo finito. Spero di non avervi annoiato troppo e di aver alleggerito adeguatamente un argomento molto intricato e tecnico, e perlomeno di aver riassunto gli aspetti salienti per darvi qualche spunto di riflessione, data poi l'attualità della questione. Perciò, se mi avete seguito fino a questo punto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video. Si vis pacem, parabellum.